Buongiorno a tutti, oggi una tappa abbastanza semplice, sempre se non piove, circa 25 km e poi soprattutto oggi vedrò l'oceano. Che dite, ce lo prendiamo un caffè? Davanti a me ho l'oceano, da qui in poi praticamente è impossibile sbagliare, basta seguire la costa. Voglio subito vedere l'oceano da vicino. Fa impressione. Ieri ho fatto bene a non fare questo pezzo di litorale. La maggior parte dei bar qui è chiusa. Anche oggi il tempo è inclemente. Senza parole. Niente da fare.
Eccoci. Qualcuno ha disegnato l'Italia. Ho abbandonato le passerelle, non so se ci sono ancora. Dire che sono inzuppato fradicio è poco. Ho i piedi zuppi. Non ho dolore, ma comincio a temere un po' le vesciche. Il fatto è che qui non c'è un riparo, niente. Oh, non avete idea di quanto è buono questo profumo. Questa mattina ho fatto più o meno una quindicina di chilometri ed ho incontrato a malapena due pellegrini, una coppia di giovani inglesi e basta. L'albergue praticamente dove sono stato era completamente vuoto. Se cercate la solitudine in un cammino, venite a fare il cammino portoghese a marzo. Per ora ha smesso. Che profumo! Ah, lo avevo detto. Ragazzi, dove passo? Dove passerà il nostro eroe? Passerà di qui. Ops! Incredibile! Il terzo pellegrino della giornata. Sole, sole, c'è il sole. Piove, guarda come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Non me la son scampata neanche oggi dalla pioggia. E che vuoi far? Oltre 20 km fatti, ho beccato un solo bar aperto. Per fortuna mi ci sono fermato. Sono praticamente arrivato, mi mancano 3-4 km. E la tappa di oggi è finita. Bella! Altri tre pellegrini, allora esistono. Fermo in queste panchine un attimo, vediamo di risolvere un problema. Li ho salvati appena in tempo. 10 minuti li facciamo asciugare. Sotto nei commenti, mentre preparavo lo zaino all'ultimo momento, mi è stato suggerito di portare le spille da balia, suggerito da Pino Parente. Grazie Pino, giustissimo. In questo modo si possono appendere i vestiti bagnati senza rischiare di perderli. È ora di pranzo, mi è venuta un po' di fame. Questa mattina, prima di uscire da Villa De Conde, ho preso un po' di pane e mi è avanzato un po' di formaggio e mortadella di ieri. Ci facciamo un panino. Eccolo qui, paninazzo e davvero pellegrino. Signore del bar, posso?
Sì, guarda. Non caspettiamo. Mi ha fatto questo disegnino proprio davanti, devo aspettare un attimo che si secca, e mi ha regalato una bottiglia d'acqua. Grazie. Buon cammino. Il bello del cammino, questo è il cammino, fatto anche di questi piccoli gesti. È questo, devo aspettare una mezz'oretta.